E ciao ai cantatori di Davide, come mai avete organizzato questa cosa oggi? Perché l'avete organizzata voi? Sì, in realtà è partita da un'idea di persone che con noi hanno pensato, cioè diciamo da persone che ci hanno frequentato dal primo concerto, quindi un anno fa, quando siamo partiti proprio qui, Gabriele. A Gabriele, che è stata la nostra guida, il battesimo. E si sono creati un po' di gruppi di persone che ci seguono, che ci hanno seguito poi anche durante l'estate e altri concerti che abbiamo fatto, e sono stati i primi che ad ottobre hanno deciso: perché non facciamo un evento country nel quale si riesca a riunire tutta la gente, tutte le scuole che vengono da varie parti d'Italia, e col concerto dei Mustang. E ovviamente noi ci siamo sempre. Io so che il chitarrista ha suonato anche con Zac Brown, se non ricordo male. Nella sede della Zac Brown Band, sì, a Sala Grande. Ma anche da trista, ciao, sono Amy. Michele. Poi il bassista. Bassista, ciao, sono Ale. E la nostra signorina, la cantante. Sono Giulia. Bellissimo. Poi c'è Giordano, che è il nostro backliner da sempre. Ciao. Deve piacermi il pezzo, deve piacerci, perché poi in realtà i pezzi li scegliamo anche insieme. E poi da lì si capisce quale ballo ci può stare. Poi ci facciamo comunque sempre aiutare dal nostro caro amico DJ, che è Robby Carri, che è in grado di infilare qualunque ballo su qualunque pezzo. E questo è proprio una sua particolarità, perché è venuto con la nostra serata di Dance 70-80 e lui ha ballato piano, coinvolgendo gente che non sapeva neanche cosa fosse. E quindi sì, diciamo che si parte da lì, ma prima di tutto la scelta del pezzo è che sia nelle nostre corde, che sia bello per noi da suonare e che abbia un po' le nostre caratteristiche, quindi di groove, di suono. Tonalità. Sì, esatto, magari un pezzo che nasce con violino e banjo e nient'altro, aspettiamo e valutiamo se è da mettere dentro oppure no, perché andrebbe rianalizzato. Il bassista è più giovane o... No, forse sono più vecchio. Secondo me sono più vecchio. Ma questo stile rock and roll è qui. Questo ragazzone qua, che è da poco che è entrato nel country, ha avuto questa splendida idea di fare questa giornata. Ha fatto veramente una cosa che non era mai successa nel nostro ambiente, è riuscito a unire tanti. Oggi abbiamo 23 gruppi provenienti da tutto il nord Italia. Giordano, come ti è venuta questa idea? Ma in realtà abbiamo messo insieme a Giuliano, che è il nostro amico, e poi per noi è una passione.
passione e poi abbiamo deciso di magari perché non fare questo evento e abbiamo provato, sai che fa? Allora, gli facciamo un applauso tutti noi, Giordano.